benvenuti a questo Giffoni Film Festival 2023. E siete qui anche per presentare Mary e lo spirito di mezzanotte in uscita a novembre. Certo. E cosa ci potete raccontare del film? So anche che è un'equipe numerosissima che ha coinvolto anche la ricerca di talenti all'interno del territorio campano. Voi siete alla ricerca di talenti artistici, cosa ci potete dire a riguardo? Sì, perché questo film è stato realizzato anche col contributo della Regione Campania e che ci ha permesso di andare a trovare i talenti napoletani, perché non è stato facile, anche perché durante il Covid è successo un po' di tutto, quindi noi avevamo idea di aprire uno studio di animazione a Napoli dove portare animatori dall'estero o dall'esterno, comunque dall'estero di Napoli, perché potessero far crescere gli animatori napoletani. E invece col lockdown è successo, abbiamo dovuto lavorare casa per casa e quindi gli animatori napoletani hanno dovuto imparare da soli a fare un lungometraggio. Alcuni lo sapevano già fare, avevano già collaborato anche con dei nostri film passati come Pinocchio, e altri erano alle loro prime armi, e quindi è stato un esperimento un po' più complesso di quello che doveva essere, ma con ottimi risultati. Infatti spero di coinvolgere queste strutture anche nel mio prossimo film. Abbiamo lavorato e fatto anche una grandissima parte di scenografia, ma poi direi che ci sono moltissimi illustratori bravi, c'è una scuola che produce dei bravi illustratori, e quindi ne abbiamo approfittato. Faccio una domanda un po' così particolare: che fiaba raccontereste ad un bambino per farlo addormentare tranquillo, visto che abbiamo parlato di illustrazioni, insomma c'è questo rapporto per bambini, ma anche che fiaba raccontereste magari ad un adulto che ancora si sente bambino? Oh mamma mia, automaticamente io direi Il Piccolo Principe. Poi però dentro di me c'è qualcosa che dice che Il Piccolo Principe è una storia che non mi è mai piaciuta, non so perché, sarà per i disegni, è un po' troppo leziosa, l'ho sempre trovata un po' troppo leziosa. Non è una storia, proprio. No, non ha, però i concetti che esprime Il Piccolo Principe sono estremamente belli, quindi una cosa che sia come Il Piccolo Principe, ma meglio del Piccolo Principe, non lo so. Qual è, secondo voi, l'allenamento che si può fare per non perdere la fantasia? C'è qualche trucco, qualche segreto che ci volete svelare? C'è un allenamento specifico? È un allenamento specifico, ma io tutte le mattine faccio una mezz'oretta di esercizi di fantasia, poi dopo il primo caffè mi cimento in un combattimento di fantasia. No, secondo me la fantasia è qualcosa che nasce dalle nostre esperienze sociali, dal vedere la gente, l'immaginazione. Sviluppare l'immaginazione significa delle buone letture, significa raccontare delle buone favole prima di andare a dormire. Io avrei parlato di Calvino, di Marco Valdo, non è una fiaba, però mentre lui parlava io pensavo a Marco Valdo, le storie di Marco Valdo, che secondo me un bambino si sgancia a ridere, forse non dorme però. Forse non dorme alla fine, ma va bene pure se dorme più tardi senza favole, però si è divertito. Però sviluppare la fantasia è qualcosa che viene proprio dall'esperienza, dagli amici, dal contatto, dai genitori, da un insieme che deve far crescere un bambino, coltivando la sua immaginazione e non reprimendola, perché poi i bambini nascono con l'immaginazione. E che noi adulti a volte ci dimentichiamo di essere stati bambini, e questo è triste, ma succede purtroppo a tanti di noi, forse a quasi tutti, perché il ritmo della vita, tutte le cose che si fanno tutti i giorni, gli impegni, i problemi, le preoccupazioni, ci fanno dimenticare di essere stati bambini, e ci fanno dimenticare che i bambini hanno tutto il diritto di essere bambini fino a che non diventano adulti, e anche loro non devono cominciare a sviluppare tutti i problemi e le preoccupazioni, avranno anche loro la loro volta dei bambini, e forse culturalmente un giorno ci sarà una prima generazione di genitori che per la prima volta non avrà un confronto con la generazione successiva, ma sarà un pochettino più accondiscendente. In Sala Lumière è stato proiettato il trailer e anche una sequenza, ha coinvolto numerosissimi ragazzi del Giffoni Film Festival, e tra queste sequenze c'era la rottura, la morte di un uovo. quindi si può ammazzare un uovo? E certamente, anzi dovremmo firmare per il visto censura che non è stato maltrattato nessun uovo. Perché nel Pinocchio ci fecero firmare per il visto censura che non avevamo maltrattato gli animali. Ma è un cartone animato,
ci sta il gatto, sì, ci sta la volpe, però firmi per favore questo documento. Questo giusto per appassionare magari il nostro pubblico di ascoltatori e magari incuriosirli un po'. Vi ringrazio, siete stati gentilissimi. Grazie. Avete dei progetti futuri? Bisogna sempre avere progetti futuri, sennò, sennò che stiamo a fare? In cantiere, ecco. In cantiere, sì, c'è tanta roba in cantiere. Grazie, grazie. Un saluto. Ci rivedremo presto. Un saluto ai ragazzi di Radio Chuck. Ciao ragazzi di Radio Chuck, ciao. Piacere di vedervi.